La situazione a Galar è devastante. Il buon Renato ha fatto il suo ingresso nelle nostre vite. Il buon Renato ha fatto il suo ingresso all'interno di quella che sarà una delle più grandi avventure che uomo abbia mai vissuto. Oggi siamo qui con il secondo episodio di Pokémon Spada. Prima di iniziare, ovviamente, vi do il bentornati sul mio secondo canale. Lasciatemi un like e un commento. Alla soglia di 5.000 like, finalmente potrò mandarvi la foto del mio Pipo, il Pipomon. Vi dico la verità, non è ancora uscito il primo episodio, quindi non ho sicuramente letto i commenti, perché sarebbe stato stranissimo riuscire a viaggiare nel futuro per leggere i commenti e poi tornare indietro, perché questo video lo sto registrando oggi che è domenica. Avrei dovuto registrare il Food Champions, ma mi hanno bannato dal PSN per 3 giorni, per questo non l'avete visto l'altro ieri. Aspetteremo una settimana. Spero che comunque questa serie vi stia piacendo, almeno il primo episodio spero che vi sia piaciuto. Oggi ci buttiamo all'interno del secondo episodio, proseguendo la nostra fottuta avventura insieme a Renato, re del Mediterraneo. Renatino, è sempre un piacere vederti, Renato. Dovevamo andare verso la casa della professoressa, di cui non ricordiamo il nome, per dirle: ehi, guarda, Sonia, la fica che abbiamo incontrato nell'episodio precedente, quante volte ho detto precedente, ci ha lasciato il Pokédex. Questo signore sta cercando di rimorchiare dei bambini. Io con sta gente ci dovrei parlare, ma credo non mi dicano niente. Quella laggiù col tetto viola è la casa della professoressa. De Cristo, ma dove vivo? Proseguiamo la nostra incredibile avventura a Galar, che per ora, ripeto, ci sta dando delle vibe molto positive. Percorso 2, finalmente. Forse vediamo le prime lotte. Ah no, ma quello è Hope. Hope, che cazzo fai? Mannaggia il cazzo. Per di qua, Renato. Sto zaino è gigante. Frate, ma sto zaino è troppo grosso. Hai capito come si fa a catturare Pokémon? Oh no, ma siamo ancora nel tutto. Frate, mi hai fatto cagare sotto. In caso contrario te lo insegno io. Ma da dove sei uscito? Da un cespuglio? Ma tu ci stai seguendo? Sei un pedofilo. Queste sono da parte mia, ti saranno utili. Grazie mille. Lasci un paio di palle. Ah no, anche qui ti danno gli oggetti invisibili col wireless. Ma perché non aggiustano questa cosa? Il campione vi osserva e se ne va correndo, frate. Ma è una figura veramente strana. Mi fiondo subito a catturare altri Pokémon. Dai, stai zitto e vattene, coglione. Capiamo se effettivamente i Pokémon li vedi così o meno. Cioè, nel senso, io posso evitarli tutti, quindi i repellenti non servono più? Cioè, basta scappare? Ah no, però ci sono anche quelli che non vedi. Mi sono visto un po' una lista di Pokémon. Ce ne sono alcuni carini. Oggi vorrei catturare il primo. Tipo questa volpetta. Guarda che secondo me lui non è male. Vieni qua. Nikita. Passerellat. Catturamone un paio. Eccoci qua, dai. Cioè, se io tipo... No, ah, è vero che le cose sono switchate. Quindi X e Y. Ma Y è X. Quindi devo cliccare Y per la Pokéball. Ma c'ho 24 Pokéball, frate. Ma so una cifra. Te prego, dai. Entra qui dentro. Entra nella Pokepalla e si gode. Tu direi, perché hai catturato quello? E io che ne so? Innanzitutto è tipo buio. Ma poi si evolve in... in una cosa che sembra Nala. Quindi mi piace. Non ho letto la porco... di descrizione. Come lo chiamiamo? Benvenuto Nestore. Tu direi perché? Boh, la prima cosa che mi è venuta letteralmente in testa. Ah, vedi, cammini piano come se... Ok, c'è da capire se facendo a botte tutti prendono esperienza. Ma penso di sì. La prima lotta contro un fottuto coglione. Che è sto zoom? Ho capito, ci devo fa botte, frate. Ho capito, ho capito. Se fa botte, ma non mi vede? Cioè, non ti vede fin quando non ci sei appiccicato. Ma tra allenatori è importante rispettare certe tradizioni. Quando gli sguardi si incrociano, si scopa. Non credo che sia una tradizione reale. Oh, Marco Marmocchio. Nome e cognome, immagino. Scovet. Ma che è? Ah, no, è il Bugs Bunny. Ma io subito pisto l'acqua per non saper né leggere, soprattutto neanche scrivere. Vabbè, velocizziamo questa lotta che va bene, che ci frega qualcosa. Via dai coglioni, dai. Dai, da cazzo, nano! Ok, la dà entrambi, se gode. Tocca capisci. Mo questo mi ha visto perché gli sta appiccicato. O è miope o c'ha dei problemi. Allora, qua evitiamo tutto. Se gode. Vedi, sta cosa però è utile perché ti consente di evitare una quantità di Pokémon indefinita. Doppia pozione. Però ovviamente se tu entri, vedi, cioè ci sono anche quelli che non vedi, ovviamente. Passate qua senza fatte beccata all'uccello. Ma guarda, ma vivono tutti dentro delle fottute ville, tranne noi che viviamo in una capanna. Chi è quella? C18? Che fa? Ma hai sbagliato videogame? Cioè tipo se io gli passo... Ah no, ok, mi vede. Porco d***o, che schifo. Ma che è sto schifo? Fallo fuori, ti prego. Non lo sopporto più questo verme inutile. Ah, oh, Nestore, ma che fai? Sali di livello o no? Ah, ma l'ho scritto tutto in maiuscolo, Nestore. Vabbè, perché proprio lui è Nestore, capito? È proprio il capo. Ah, vedi, lì c'è il suo Pokémon di merda. Che fa? Che cazzo fa? Mi guarda male, torna indietro, imbecille. Ah, vedi, il cane che se fa sesso. Oh, op, già sta lì tutto. Ma sono spawnati, raga. Cioè, ma, cioè, teletrasporto de Goku. Perché? Non riesce a renderizzare. Non capisco se è un problema del gioco o della Switch. Ehi, opa, perché c'è Dunder che parla con una vecchia? Ah, è la professoressa. Ma è completamente andata, ma c'ha un giorno di vita. È riuscita a completare le ricerche sul fenomeno Dynamax. Che cos'è il fenomeno Dynamax? Mi piacerebbe dirti di sì, ma rimangono ancora molte cose da spiegare. Tipo che è il fenomeno Dynamax. Speravo che mia nipote continuasse i miei studi. Ma ha aperto OnlyFans. Signora, non ci può fare niente però su questo. Si presenti? Si identifichi? Come si chiama lei? Io sono Flora. Prego, entrate. Flora
con nipote Sonia? Entriamo, Flora. Ma questa è tipo una che avvelena il cibo e poi ti ammazza. È una di quelle persone. Vedo che il tuo culo si è fatto un uomo. Vabbè, sti cazzi. Tu devi essere Renato, il re del Mediterraneo. Sì, sono io. Sonia ti ha dato un Pokédex. Spero che riuscirà a completarlo. Non accadrà, signora. Non accadrà. Hai già sentito parlare del fenomeno Dynamax, immagino? Ovviamente no. È l'oggetto principale degli studi della professoressa Flora. Cioè, tutta la tua vita ruota intorno al Dynamax. Ma è tipo una mega evoluzione. Voglio che mio fratello ci sponsorizzi per la sfida delle palestre. Deve mettere i soldi? Che vuol dire? Che cos'è? È diventato uno sport competitivo? O per Renato hanno ancora troppa poca esperienza come allenatori? Senti, Dandel, tu lo sai che il mio pene è più grande del tuo, no? Cioè, te ne rendi conto? Ma basta, ma perché insulta ogni cosa? Ma che fa? Ma sta facendo una doppia sega? Ma che fa? A quanto pare non ho scelta. Prima però voglio vedervi lottare. Ma basta, ma basta. Devo rifare a botte con Hope. Professoressa, è inquietante lì dietro. Sembra l'inizio di un horror. Guarda qui. Ma c'è un vecchio. Lui se la scopa. Io mi scopo la professoressa. C'è sta. Beh, usciamo e fa una botte col coglione. Fa una botte col coglione, così ci sponsorizza. Non so che possa significare. Comunque è incredibile che tutte le persone hanno un'arena Pokémon all'interno del loro giardino. Tranne lei. Oh, ma che è? Oh, bottiglia d'acqua fresca, frate. Ah, quindi adesso i cosi nascosti li vedi anche così? Oh no, zona nascosta. Oh, MT14, la prima che troviamo? 57, vabbè. Dai, Renato. Ho capito dove cazzo sei. Ah, eccoti, ok. Sono pronto, coglione. Ovviamente la vedremo velocizzata perché è una lotta inutile. La mia leggenda inizia adesso. Frate, non puoi continuare a autodirti che sei una leggenda. Io non so più come dirti che è una cosa super sbagliata. Pistolacqualo, piccolo spam. Ah, non serve neanche spammare, ci sta. Mi vuoi mandare il secondo? Nestore, un mostro! Scorbunnico raffreddore. E mi sa che... Oh no, resiste lui, certo, però. Bracere, bravo. Sei un campione, cazzo. Dai, via dal cazzo, coglione. Dagli un po' di rinazzina a questo Scorbunni. Ah, un altro? Ah, ne hai tre. Rocky D. Ah, questo diventa un uccello. Ah, lui è tipo il PG di Galar. Ogni gen copiano quella precedente, ragazzi. Io non ce la faccio più. Perdere fa male, ma mai quanto prenderlo nel culo. Hai ragione, sei un... poeta. Vabbè, mo che t'ho rotto il culo? Dandel, te sei convinto che sono l'allenatore più forte del pianeta? Di questo regno e di quell'altro? Renato, oh, non ho parole, che incontro incredibile. Mi resta solo una cosa da fare, ecco le vostre referenze. Che significa? Cosa sono le referenze? Ah, ho ottenuto delle referenze, ma che significa? Lettera necessaria per partecipare alla sfida delle palestre. Ah, ci ha raccomandato, letteralmente siamo dei raccomandati. Alleniamoci senza sosta, Renato! Mo, se sto ragazzino... Secondo me già pippa la cocaina, non ce la fa più. Non c'è nulla di meglio di un po' di sana competizione per diventare sempre più forti. Ma tu stai anche zitto ogni tanto, parli e basta. Ma quella? Oh no! Ma che è? Ma che fa? Che cazzo è? Oh no, un asteroide. Esplode il pianeta? Che cazzo è? Oh no, il mistero. Qui iniziano i veri misteri. Cos'è accaduto? Un meteorite? Non hai niente in mano, bro. Delle desiostelle. Cosa sono? Una per te e una per me. Ma non puoi rubare degli oggetti caduti dal cielo. Ma è una cosa pericolosissima. Dovresti tipo dirlo a qualcuno. Pietra dal potere misterioso che si può trovare nella regione di Galar. Si dice che possa avverare i desideri di chi la trova. Speriamo che ci dia la fica, Sony, allora, eh. Con una Desio Stella potrò far dynamaxizzare i miei Pokémon. Diventeranno giganteschi. Ah, sono... Ah, il Dynamax. Ah, è tipo Charizard all'inizio, che era diventato gigantesco. È tipo una mega evoluzione. O diventa solo più grande. Oh, finalmente qualcuno di interessante, Sonia. Oh, sei su di giri come al solito, vedo. Perché è un pippato di merda. Ma tu perché sei vestita? Non ti toccare i capelli così. Vi fermate per cena, ragazzi? Allora, se me lo chiedi tu, mi fermo anche a colazione del giorno dopo. Va di moda a cucinare il riso al curry ed è venuta la fissa anche a me. Ah sì, ma te posso dire? Io voglio giocare ai Pokémon, non me voglio mangiare il riso al curry. Buongiorno, giovani promesse. Mi hanno detto che avete incontrato un Pokémon davvero inconsueto. Sai dirmi qualcosa di più? Era un cazzo di cane che sburrava nebbia. Mi fai giocare? Oh, ho qualcosa per voi. Dimmi tutto, Flora. Che ce dai? No. Polsino Dynamax. Mi sembra che sto gioco è pieno di cazzate. Contiene una Desio Stella e quando si trova vicino a un punto energetico emette una luce che permette ai Pokémon di dynamaxizzarsi. Vi rendete conto che avete aggiunto delle cose che non ci interessano? Grazie, professore. Oddio, velocizzato fa quasi paura. Per far ingigantire i Pokémon tramite il fenomeno Dynamax non basta il polsino. Ci sono altri requisiti da soddisfare. La mia leggenda ha finalmente inizio. Fratello, hai detto 3 volte in 2 episodi. È una cosa stranissima. Vediamo chi arriva prima alla stazione. Ma non mi dica che tutto il gioco io ho dietro sto coglione. Cos'è Y? Contatta gli sviluppatori. Fidate, meglio di no. Sonia, quando te pare. Andiamo via. Dobbiamo andare alla stazione, quindi mi dici, eh? Ma ci avrò una bicicletta, un qualche modo. Ah, oh, è cacato il cazzo. Mi devi far giocare, te prego. Sai già che molti Pokémon si nascondono nell'erba? Sì, se t'accovacci e cammini piano non si accorgeranno di te. Ma va? Se fischi con le dita, attirerai subito la loro attenzione. Prova a premere lo stick sinistro. Ma che vuol dire? Hai presente la stazione di Brass Sborra? Sì. Traguarda lì. Dai, muoviti, imbecille. Cioè, fischia così? Ah, sì, ma catcalla i Pokémon questo. Devo fare una cosa.
Ah, fantastica! Allora, dobbiamo tornare alla stazione di Brass Sborra. Immagino che qui non ci sia un cazzo di niente, però, eh? No, qua mi posso sicuramente sedere a ammirare il creato. Lo sapevo, sì, una roba completamente inutile, ma loro ci tengono ad aggiungere delle cose inutili al videogame. Quindi dobbiamo tornare indietro. Ah, dobbiamo tornare completamente all'inizio. Dove abbiamo preso quel coglione? Via dal cazzo! Però è comoda sta cosa che vedi Pokémon, perché almeno... Oh, oggetto nascosto, revitalizzante, se gode, au. Ah, stupenda! Vabbè, io non smetterò mai. Ma forse ci devo parlare. Ma prima non c'era questa. Ho visto Oppa andare 4-4 verso la stazione. 4-4 o 5-5? Vabbè, andiamo via, dai. Renato, la stazione è da questa parte. Basta salutare. Merda, c'è scritto palesemente sul coso. La stazione della sborra. Ma è pieno di vecchi sto posto, raga. Ma che è? Un ospizio. Frate, basta essere così inducito lì all'angolo. No, frate, però è un gioco in cui parlo e basta. È quel videogame. Quanti Pokémon hai catturato? Uno solo. Io uno, ma è favoloso. Ma ne avevi due prima. Vabbè, come non ne ho catturato nessuno? Ne ho uno in più, ma che non te ne sei reso conto? Com'è te? Così a caso, senza un senso logico, frate, a caso, me l'ha data così perché gli annava. La sfida delle palestre comincia a Stamington. Più che Olanda mi sembra un po' un inciucio fra Olanda e Gran Bretagna. Dobbiamo prendere il treno, forza seguimi. Ma come devo prendere il treno? Quindi non è tutto collegato? Fermo un attimo. Io panna da un posto all'art... Da qua è collegato solo fino a qua. Poi devi piare il treno, cioè non puoi fa... Ma sai che schifo. Poi devi piare il treno e te porta tipo... Poi decide andò. Ho capito, frate, ma non puoi non mettere tutto collegato e ci metti il treno. Vabbè, abbiamo sto treno. Che te devo dire? Ma che ferbi e tacoglioni io scavarco. Voi due aspettate. Madre de Hop. Senti, madre de Hop, che ci devi dire? Ma è obesa. Mamma, che succede? Ho ciucciato dei cazzoni. Ecco un regalo che vi sarà senz'altro utile per il viaggio. Un kit da campeggio. Non so cosa possa servire. Ma non mi dica tutta la storia con questo coglione a fianco. Io impazzisco. Permette di montare una troia. A presto, mamme. Fate sì con la testa che siete abituati a farlo. Ma che è la cazzin, frate? No, che avete fatto? No. Tutta attorno a Stamington si estendono terre selvagge. Sono davvero spettacolari. Brulicano dei Pokémon selvatici. Ma quello non è un Pokémon nuovo, però. Ci si può accampare, si può pescare. Ci sono mille cose da fare. Ma come ci si può accampare, si può pescare? Eccoci qua. Ma che è? Il Serpico? Ma che barba c'ha? Signor capostazione, questa è la stazione delle terre selvagge. Perché ci siamo fermati qui? Il treno si è dovuto fermare a causa di un gruppo di Wulu sui binari. Ah sì, ma sti Wulu sono dei terroristi. Fammi scendere, ce penso io, è una fortuna. E perché è una fortuna? Sono immense, pullulano dei Pokémon. Vabbè, dai, andiamo a esplorare. Ah, strano, è uno strano videogame, te lo posso dire, sì. Le terre selvagge, ma quella è... Mordor. Cioè Minas Tirith. Ah sì, io vi giuro che se mi devo fare tutto il gioco con quello a fianco, io vado fuori di melone. Upp, ti prego, dimmi che mi lasci perdere una certa. Ti prego, dimmi che mi lasci stare a un certo punto, perché io non posso farmi tutto il videogame con te che mi aspetti ai checkpoint e mi fai parlare per 10 minuti. Quella laggiù è Stamington. Chissà quanti Pokémon incontreremo prima di raggiungerla. E io che cazzo ne so. Sonia, che ci fai qui? Sonia, puoi venire quando te pare. Ma basta toccarti i capelli. Ma poi non li stai neanche toccando. La nonna mi ha fatto una bella lavata di capo perché voi due siete messi in viaggio e io no. Finalmente Hope se ne va e ci lascia da soli con Sonia. Qua e là nelle terre selvagge ci sono dei posti che emettono una luce rossa. Troverai dei Pokémon Dynamax. Vai a sfidarli se te la senti. So tipo i Pokémon dominanti. Questo potrebbe tornarti utile. Box Pokémon. Cos'è? Permette di accedere in un qualsiasi momento ai box del PC del centro Pokémon. Ah beh, carino, ci sta, dai. Ora vai, le terre selvagge ti aspettano. La tua avventura inizio. Lo spero. Ah, eccoli lì. Pokémon Dynamax, andiamo immediatamente a vederli. Non mi interessa niente di queste cazzo di cutscene di merda. Le terre selvagge, eh? Oddio. Che cazzo è sta cosa a sinistra? Posso muovere la visuale, frate. Oddio, ma questa... Questa è una cosa nuovissima. Questo è un Onix. Non so se mi piace sta cosa, raga, ve lo dico. Non so se mi piace. Ho trovato un messaggio, di chi? Quando ti accampi e cucini i tuoi Pokémon, recupero PS. Mi frega un cazzo. Mi frega un cazzo, mi frega un cazzo. Poi sono bacche, immagino. Scuoti albero de bacche. Cadono bacche dal cielo. Due bacche arance. Ci sono, godo. Allora, è una situazione strana questa a cui non sono abituato. Non capisco queste cose a sinistra cosa sono. Nelle terre selvagge ci sono dei punti dai quali si innalza una colonna di luce. Quelli sono tane di Pokémon. Se li esamini potrei affrontare i Pokémon Dynamax che si nascondono al loro interno, da solo o insieme ad altri allenatori. Ok. Uno, dalla tana fuori esce una piccola quantità di energia. Cos'è quello 0W in alto? 50 watt. No, che è sta roba? Ah sì, ma che è sta cosa a sinistra? Mi dà super fastidio. Andiamo a farsi romper culo dai Pokémon Dynamax. Ma fanno grande quantità di energia, 300 watt. Se riesci a sconfiggere un Pokémon Dynamax avrai l'opportunità di catturarlo. I Pokémon Dynamax sono incredibilmente forti e agiscono in modo particolare, ad esempio sferrando raffiche di mosse. È importante che tutti e quattro gli allenatori coinvolti collaborino. Ma è un raid. Ho scritto sfida in solitaria, degli allenatori di supporto lotteranno al tuo fianco. Ho detto sfida in solitaria. Ma che è? Ma chi è sta gente, frate? Ma è un po'... Ma è enorme. Ma è un mood break enorme. Frate, ma non abbiamo speranze.
Fatti terra, morti tutti, frate. 25 minuti per morire così. Che cazzo ho visto? Che cazzo ho visto? Cos'è quella cosa a sinistra? Che cos'è? Cosa sono quelle immagini? Si possono togliere? Ma che servono i VAT? Ma poi immagino che MT-18. Ma poi immagino che ci sia... Cioè, se tipo qua prendi tutte le energie e svuoti tutte le tane, immagino accada qualcosa. Io ovviamente tengo velocizzato, ragazzi, perché questa zona è... Porco, tu mi sono cagato sotto. Questa zona è enorme. Cioè, è quasi open world questa roba. Non mi segui, non mi segui, non mi segui. Guardate, mi imbruttiscono questi, mi seguono. Ma guarda come mi insegue, ma mi fa brutto. È una roba strana. Ma chi è, porca madonna? C'hai le mani sulle orecchie. Ma quindi è sempre diverso Air Pokémon. Ma quindi tutti questi sono Pokémon Dynamax imbattibili? Mi vuoi dire? Cioè, tutta roba che non si può battere perché sono troppo forti? Tu sei un'allenatrice o me dai... Ma chi è quello? Ho pescato una cosa pazzesca, una cosa davvero incredibile. Te la vendo per 100 watt. Boh, sì. Grande perla. Guardate, ma che cazzo sto guardando? È sparita, è despawnata. Non capisco che succede. Questo è un sub. Anche oggi abbiamo ingredienti di prima scelta. Pancarea, nudoro, hamburger, patate, verdure, curry. Frate, ma che cazzo sto guardando? Sono molto confuso, talmente confuso da colpirmi da solo. Guarda qui la quantità di Pokémon indefinita che c'è qui dentro. Dammi un po' di VAT. Quindi i VAT sono una valuta. Oh, non mi devi cagare cazzo. Oh, Masdale, merdone, come stai? Spero tutto bene. Io sono veramente dubbioso di tutto quello che sto a vedere, raga. Veramente di tutto. Qua c'è uno strumento? Sì. Radice energia. Quindi questi sono tutti Pokémon Dynamax. Cioè, devono essere sconfitti tutti? Quella lì è la città in cui dobbiamo andare. Oddio, sì, ma è enorme questo videogame. È un open world? Davvero? È il primo Pokémon... Ma che fa, Xatu? Allora, mi piace il fatto che incontri Pokémon così. Ci sta, cioè, è carino, rende il mondo un po' più vivo. Il fatto è che devo mantenere... Oh, le terre selvagge sono ricche di una forma di energia chiamata VAT. Puoi ottenere dei VAT delle tane dei Pokémon che mettono luce o dei Pokémon selvatici che brillano. Gli allenatori delle terre ti daranno vari strumenti in cambio di VAT. Cioè, devo tenere per forza la velocità io, regà. Perché se no ci metto 14 anni per fare sta roba io. Cioè, è follia fuori di testa. Ah sì, ma non può cambiare il meteo? Da un metro nevica, e il metro dopo c'è sta il sole. Cioè, ma te rendi conto che non è normale? Anche perché non c'ho manco una bici, una cosa glelia. Ah sì, ma non c'ha senso. Cioè, ma ci stanno i Pokémon messi a caso? Torre di roccata, mo c'entriamo nella torre di roccata. Ma non posso entrare, sembra vuota la tana. No, ma sarà tipo una tana di un qualche mostro. Piccola Pokéball, piccolo revitalizzante. Piccola Pokéball, piccolo revitalizzante. Non c'è un cazzo qua. Ma poi, scusami, ma non c'è un senso ai Pokémon che puoi... Ah, frate, sto a levare la velocità, te lo giuro. Non c'è un senso ai Pokémon che puoi trovare? Cioè, perché trovi glelia? Sono veramente stranito. La Goexiu. Frate, so, ti giuro, la persona più confusa che voi possiate conoscere. Troppe novità. Cioè un cambiamento radicale da un gioco all'altro. Chi sono queste persone inducite? Accede al negozio. Veloxball, Desio Blocco, che fa? Se lanciato dentro una tana di Pokémon fa comparire un Pokémon Dynamax. Ho capito, ah, quindi la devi lanciare tipo nella torre di roccata. Ti vende delle cose, Surf. Dio, frate, ma com'è fatto sto gioco? È tutto strano. È l'area di un interessato all'anticarte di piantare la tenda. Poche campeggio. Lascia che mi presenti, sono il re del campeggio. Ma chi cazzo ti chiama così? Che cos'è il curry, Dex? Lascia che ti parli del piatto più in voga del momento a Galar, il curry. Ma perché? Voglio campeggiare. Nel poke campeggio puoi rafforzare l'amicizia con i Pokémon giocando o cucinando con loro. Così facendo li motiverai a impegnarsi ancora di più. Puoi giocare anche col controller Joy-Con. Non ce l'ho. Puoi giocare al massimo con 3 allenatori. Ah, è una cosa online. Usa un gioco. Fratello, ma che cazzo è? Mannaggia di... Smegma non ci vede dalla fame. Devo dare da mangiare ai Pokémon? Inizia a cucinare. Bacca cedro. Dove le trovo le ricette? Frate, che cazzo sto fa? Stai cucinando una bacca, frate. Ma come via? No, fratello. Attizia il fuoco. Frate, io non so che mescola. Io non so veramente che sto a fa, frate, te lo giuro. Fratello, ma da dove cazzo l'hai tirata fuori quella cazzo di pentola enorme? Carry? Ma perché sono fissati col carry? Fa cacare, porco dio. Lascia il campeggio, frate, te prego. Hanno ottenuto dei punti esperienza durante il campeggio. Fanno esperienza col campeggio. Tu sei fuori di testa, bro. Cioè, non ha senso. Non ti giuro. Lago Milotic. Ma ci sono una quantità di Pokémon indefinita, raga. Ma io, ma è super confusionaria la situazione. Soprattutto perché da un gioco Pokémon all'altro, boom. Completamente diverso il gameplay. Quanto cazzo sei bello. Sta fermo. Ma chi sei, io? Holy shit. Corviknight. Molto forte. Ah, frate. Ma è Palworld questa cosa.
50? Come al 50? È una cosa veramente strana sto gameplay. È Palworld, raga. Ecco da dove hanno copiato. Hanno copiato da qui quelli di Palworld. Oh, vedi sti... Ma che fa? Ma è matto. Hanno copiato da qui Bisharp. Raga, ma che Pokémon ci sono in giro? Ma come fa un allenatore al 15? Cioè, possibilmente qualche ragazzino è... Il primo gioco Pokémon a cui ha giocato è stato questo. Cioè, è stata questa roba. Snorlax, frate. Ma senza senso. Ma poi perché neviga in un punto e nell'altro c'è il sole? Lascerò per sempre l'accelerazione, raga. Non pensate che io gioco a sto gioco a sta velocità, oh. Ma che, cioè, è sigillo. Cioè, secondo te io c'ho così tanto tempo? Ma nella loro testa, no? Quando hanno deciso di fare i giochi open world dei Pokémon, ma che cazzo ci avevano? La merda, porco di... Allora, entriamo qui, che è dove dobbiamo effettivamente andare. Ma guarda quanto è lento! Madonna mia! Eccoci qua. Ma che è? Megaton, frate. Merda, ma sono enormi. Comunque io ho ricevuto dei messaggi privati, e anche che il primo episodio non è ancora uscito, di gente che mi diceva che questo gioco è bello. Io sono stupito! Ah, è una cosa strana. Ma è gigante. Oh, Sonia, da questa parte io vengo dove cazzo vuoi. Sei riuscito ad attraversare le terre selvagge? Ammirevole, sei un tipo da tenere d'occhio. Sì, fammi curare al centro Pokémon, dai. Anzi, è tutto strano, te giuro, mi sento così confuso. Non c'è nessuno da Rotomina. Ma chi è Rotomina? Ma sto cane, ma gli dai da bere? Rotomina è il soprannome che tutti danno al punto informazioni Rotom. Ah, RPC. È un dispositivo utilissimo per gli allenatori, permette anche di personalizzare le card alla Lega. Non me ne frega anche cazzo. Perché non provi anche tu a personalizzare la tua card della Lega? Ma non me ne frega anche cazzo. Ti regalo questa. E ci dà finalmente la fica. Stiamo intorno a una città enorme, niente paura, ti darò delle indicazioni. Rimetti in sesto la tua squadra e torna da me. Oh, mega cadere cazzo! Curami. Con la confusione che regna sovrana nel mio cervello, io vi do appuntamento a dopodomani con il terzo episodio di Pokémon Spada. Io sono confuso, sono veramente distrutto dalla confusione. È un gioco che ha inserito delle novità straordinarie, che però magari lo impareremo ad apprezzare. Per ora la confusione regna sovrana. Grazie mille, ci sentiamo alla prossima. Sicuramente domani esce un altro video. Sborra!